È il primo dicembre 1955. A Montgomery, in Alabama, una donna di colore sale sull'autobus 2857. È diretta a casa dopo una giornata di lavoro e prende posto in un sedile della fila centrale. Ma a poche fermate di distanza, con il pullman ormai pieno, il conducente le chiede di alzarsi per cedere il sedile ad un passeggero bianco. È il codice della città di Montgomery che impone una separazione tra bianchi e neri anche sui mezzi di trasporto. Quattro persone afroamericane vengono obbligate ad alzarsi, ma una di loro si rifiuta di farlo. È Rosa Parks, la donna che con il suo gesto diede inizio alla battaglia non violenta per i diritti civili degli afroamericani. Ciao ragazzi! Il video di oggi, come avrete immaginato, prende spunto dagli eventi che stanno accadendo negli Stati Uniti in queste settimane. Come sempre, per parlare di attualità, mi piace risalire indietro ad argomenti del passato, che, seppur conclusi, hanno un loro seguito nel presente. Ed è il caso del video di oggi. Ringrazio già in anticipo Mariangela che mi ha suggerito l'argomento. Cominciamo allora con Rosa Parks, la donna che cambiò la storia dei diritti degli afroamericani. La vicenda di Rosa Parks inizia nell'America degli anni 50, in un tempo e in un luogo in cui i cittadini afroamericani non godevano degli stessi diritti dei bianchi. Nonostante infatti l'abolizionismo e la cessazione della schiavitù avvenuta formalmente nel 1865, molti stati meridionali degli USA continuarono a perpetuare una politica separazionista, in cui i bianchi e i neri erano considerati separati ma uguali, anche in virtù di una serie di norme locali conosciute come leggi Jim Crow. In vigore tra il 1879 e il 1960, queste leggi discriminatorie aggirarono molte delle tutele che erano state approvate con la fine della guerra civile e compresero atti come la segregazione sui mezzi di trasporto, negli uffici, nelle aziende e nei partiti. La popolazione di colore di quegli anni era sottoposta ad umiliazioni e tagliata fuori da scuole, da luoghi di lavoro, da certi quartieri. Si arrivò persino a limitare il diritto di voto tra i cittadini afroamericani, nonostante questo fosse stato già esteso almeno agli uomini. Per farlo si usarono espedienti come l'imposizione di una tassa per votare o l'istituzione di prove di cultura generale, che la popolazione di colore, spesso proveniente da ambienti poveri ed impossibilitata a studiare, non era in grado di sostenere. Chi non rispettava queste imposizioni o contestava l'ordine sociale doveva affrontare beffe, violenze, arresti e persino omicidi. Nella città di Montgomery, dove Rosa Parks risiedeva e lavorava come sarta, le regole imponevano una segregazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico. I conducenti avevano il potere e il dovere di controllare che bianchi e neri fossero adeguatamente seduti e separati. In genere gli autobus erano divisi in tre settori. I primi 10 posti davanti erano destinati ai bianchi, gli ultimi 10 alla popolazione di colore, e c'era poi una dozzina di file intermedie che poteva essere occupata sia dagli uni sia dagli altri. Tuttavia, se capitava che non ci fosse altro posto disponibile se non quello occupato da un afroamericano, quest'ultimo era costretto a lasciare il proprio sedile ad un cittadino bianco. Fu su un autobus come questo che salì Rosa Parks. La donna sedette nel settore che le competeva, al primo di una serie di posti destinati ai passeggeri di colore. Il mezzo iniziò tuttavia a riempirsi, finché tutti i posti furono occupati ed alcuni individui bianchi rimasero in piedi. Intervenne allora il conducente che, accortosi della situazione, arrestò il mezzo ed impose a 4 persone di colore, fino a quel momento sedute, di cedere il proprio sedile ad altrettanti passeggeri bianchi. L'ordinanza cittadina non specificava che il conducente avesse questa autorità, ma fattivamente era così che funzionavano le cose. Se i passeggeri di colore protestavano, gli autisti potevano richiedere l'intervento della polizia e farli rimuovere con la forza.
Delle quattro persone a cui quel primo dicembre fu chiesto di lasciare il posto, tre obbedirono, ma la quarta, Rosa Parks, si rifiutò di farlo. «Non credo di dovermi alzare», rispose al conducente che insisteva. Così l'uomo chiamò la polizia e la donna venne arrestata. In seguito a questo avvenimento, Rosa fu incarcerata per condotta impropria e rilasciata dopo poche ore grazie alla cauzione pagata da Clifford Darr, un avvocato bianco che era vicino alle posizioni dei neri. Fu però stabilita la data del suo processo, che si sarebbe svolto 4 giorni più tardi, il 5 di dicembre. L'evento produsse non poco nervosismo nella comunità degli afroamericani, col rischio che la situazione degenerasse in atti violenti e in successive ripercussioni e rappresaglie da parte dei bianchi. Per questo si decise che la reazione a tale ingiustizia sarebbe stata ferma ma pacifica. Joanne Robinson, che era allora presidente della Women's Political Council, un'associazione femminista afroamericana di quegli anni, pensò di stampare un comunicato anonimo e di diffonderlo in centinaia, migliaia di copie presso i membri della comunità di colore. Nel comunicato si chiedeva loro di boicottare i mezzi di trasporto della città per il giorno del processo di Rosa, di restare quindi a casa, di non andare a scuola, prendere il taxi o al massimo recarsi al lavoro a piedi. Innumerevoli volantini furono distribuiti presso le scuole, nei negozi, nelle chiese, aiutate anche dalle lavoratrici più indipendenti, come parrucchiere ed estetiste, le attiviste riuscirono a raggiungere moltissime persone. In poche ore tutta la comunità nera di Montgomery seppe del boicottaggio. La notizia raggiunse anche Martin Luther King ed altri leader di associazioni antisegregazioniste, che decretarono che il boicottaggio dovesse procedere ad oltranza, finché le cose non fossero cambiate. Per 381 giorni, dal 5 dicembre 1955 al 26 dicembre 1956, le proteste andarono avanti senza sosta. Furono coinvolte decine di migliaia di persone. Pensate che solo nel primo giorno oltre 40.000 cittadini afroamericani scelsero di non prendere i mezzi di trasporto. Molti scelsero di andare al lavoro a piedi, alcuni camminando anche per 20 miglia. Nei giorni e nelle settimane che seguirono, nessuno di loro prese più l'autobus. I tassisti di colore adeguarono le tariffe a quelle del trasporto pubblico, abbassando quindi il prezzo minimo stabilito per legge, che era di 45 centesimi a viaggio, fino a 10. Ci si organizzò per spostarsi con macchine comuni e per oltre un anno tutti i mezzi di trasporto cittadini rimasero vuoti. Cosicché, senza i ricavi dei biglietti dei neri, che erano la maggior parte degli utenti del trasporto pubblico, le casse dell'azienda andarono in rosso. Molti segregazionisti reagirono con atti violenti, le chiese vennero bruciate, gli afroamericani arrestati o multati per aver violato le leggi con il loro boicottaggio. Lo stesso Martin Luther King subì ripercussioni e anche dopo la fine delle proteste gli atti violenti non terminarono. Rosa Parks perse il lavoro e fu costretta a cambiare città. Ma il boicottaggio funzionò. La città di Montgomery divenne un punto di risonanza per l'intero paese e costrinse la Corte distrettuale dell'Alabama a dichiarare incostituzionali le leggi Jim Crow nel giugno del 1956. Nel dicembre dello stesso anno, la città di Montgomery, incapace di risollevare le casse del trasporto pubblico, fu costretta ad abolire in modo permanente la segregazione sui mezzi di trasporto, cosicché il 20 dicembre di quello stesso anno, oltre un anno dopo il rifiuto di Rosa Parks, il boicottaggio terminò. Non si trattò della conclusione definitiva al problema, ma fu un passo avanti verso il cambiamento. Il boicottaggio degli autobus di Montgomery è tuttora riconosciuto come una delle più grandi manifestazioni non violente della storia in favore dei diritti dell'uomo. Chi era davvero Rosa Parks e il perché del suo gesto? Per molto tempo si disse che Rosa rifiutò di cedere il proprio posto su quell'autobus a causa della stanchezza.
ma, come lei stessa dichiarò tempo dopo, non si trattò in realtà di stanchezza fisica, ma semmai psicologica. La donna era infatti stanca di arrendersi davanti alle ingiustizie e soprattutto conosceva bene il problema della segregazione razziale nel suo paese. Il suo gesto non fu quindi casuale. Rosa era già allora segretaria della divisione di Montgomery del NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People, ed aveva seguito alcune lezioni sulle strategie di protesta non violenta. Era quindi conscia del significato di quel suo diniego, non un gesto autonomo, isolato o autoconclusivo, né una reazione automatica e spontanea dovuta al problema del momento, ma piuttosto un rifiuto che, se inquadrato nella giusta situazione e nel giusto frangente storico, poteva diventare simbolico e reazionario per decine, centinaia di migliaia di persone. Già il giorno del suo processo, infatti, Rosa trovò ad accoglierla una folla di oltre 500 sostenitori, che crebbero man mano che le proteste aumentarono. Il suo non fu però un caso isolato. Vale infatti la pena di ricordare almeno altre 4 donne che, prima di lei, rifiutarono, nella sua stessa città e in quello stesso anno, di cedere il posto a dei passeggeri bianchi. Tra queste vi erano Claudette Colvin, Aurelia Bowder, Susie McDonald e Mary Louise Smith, che, esattamente come Rosa, furono arrestate tra il marzo e l'ottobre del 1955. Le loro azioni, benché precedenti, non ebbero tuttavia la stessa risonanza che ebbe invece il gesto della Parks. Probabilmente infatti il ruolo di quest'ultima fu visto già al tempo come potenzialmente più adatto a rappresentare il movimento di protesta pacifista dei cittadini di colore. Quarantenne, matura e ben educata, Rosa Parks simbolizzò meglio delle altre l'integrazione pacifista, oltre che la classe media a cui apparteneva e a cui il suo aspetto l'avrebbe fatta facilmente associare. Per questo, secondo alcuni, i leader neri di Montgomery non pubblicizzarono allo stesso modo il gesto analogo di Claudette Colvin, liceale ed appena sedicenne, benché fosse accaduto ben 9 mesi prima. La Parks fu quindi la persona giusta al momento giusto, con le adeguate competenze e le caratteristiche ideali per diventare la madre del movimento per i diritti civili dei cittadini di colore. E quel bus, il numero 2857, su cui Rosa viaggiava in quel lontano dicembre, è tuttora conservato all'Henry Ford Museum di Dearborn, in Michigan. Al suo interno scelse di farsi immortalare Barack Obama nel 2012, una foto che simbolicamente rappresenta l'incontro tra il primo presidente di pelle nera e la donna di colore che, mettendosi a sedere, si alzò per difendere i diritti di tutti e la dignità dell'America. E tu? Conoscevi questa storia? Avevi mai pensato che la lotta per i diritti dei cittadini afroamericani negli USA fosse cominciata ben oltre 50 anni fa? E cosa ne pensi di quel che sta succedendo in questi giorni? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Come sempre vi ringrazio per aver guardato il video e ringrazio ancora una volta Mariangela per avermi suggerito l'argomento. Un saluto e alla prossima! Se ti è piaciuto il video, lascia un like o condividilo con chi vuoi. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Per tutti gli altri aggiornamenti e le novità, puoi seguirmi su Instagram, dove sono semplicemente Noisia. Grazie e al prossimo video di NuPost.